Arrivano, ciao. Sono un pochino in ritardo, tanto per cambiare. Stavo facendo un po' di prove. Ma oggi facciamo il My Twelve Tales di aprile. Vediamo quando arriva qualcuno. Ho qui le mie foto. Adesso mi preparo un po' di cose. Allora, tagliamo intanto la striscetta. Questo qui è un Basil Marshmallow a 4. Che adesso io uso solo come base perché in realtà intendo rivestirlo con questa. Questa è una delle carte della Auber Lane. Intanto state arrivando. Io ho rotto il mio chipboard dei My 12 Tales, ma lo incollo perché se uno è delicato e poi bisogna porre rimedio così. Ciao a chi sta arrivando, faccio il My 12 Tales di aprile. Allora mi taglio questo qui a misura. Quindi in realtà adesso prendiamo bene le misure perché questa qui sarà la base. Questa è una delle carte della Auburn Lane che mi piaceva tantissimo. Siamo a 28,3 per 21,6. Non me lo ricorderò mai. 28,3. Vediamo un po'. 28,3 per 21,6. Dimmi. Questo Se non l'hai trovato lì non non c'è c'è in più. questo Ce n'è momento. uno simile se non c'è lì. No, sono tutti lì gli Ok, stencil. lo guardo ancora un attimo. Ok. È 28,3 per 21. 21,6. Proviamo. 21,6. Ok. No, questo è per cordonare. Eccoci qua. Poi mi servirà ancora la taglierina, però per ora la metto via. Dunque, io voglio che questa sia la mia base. Tutto bene, voi? Queste carte sono meravigliose, sì, assolutamente, concordo. Accendiamola. Voglio ritagliare qualcuno di questi fiori qua. Allora, il mese di aprile per me è stato contrassegnato da due cose, fondamentalmente. L'inizio dei corsi live, che sono rappresentati da questo. Questo qui è il secondo corso con Tommaso, sono le foto, vi faccio vedere, di tutte le mani sporche che avevo già pubblicato, che insomma mi piaceva tanto, e poi ci sono le foto di Parigi, di version scrap. Quindi scrapperò queste, ma lo dico tutte le volte, sarà veloce. Adesso ho un aiutante che mi sta fustellando una scritta. Perdiamo le amiche.com. Adesso tagliamo. Ciao Samantha. Allora, tagliamo un po' di questi fiori qua. Tipo, mi prendo questo. Partiamo da quelli più facili. Poi provo a ritagliare anche questo, anche se non garantisco, perché è veramente articolato. Sicuramente potiamo qualche ramo. Partiamo da questo che è più semplice. Ciao Marinella, sta cosa del ritaglio è colpa tua. Io non perdo occasione per rammentartelo che hai delle responsabilità. Vediamo. Però mi sono rassegnata al fatto che non occorre essere particolarmente precisi. Quindi, se per caso non sono particolarmente precisa, non me ne curo particolarmente. E spesso si devi metterci un pezzettino di, probabilmente i piatti rovinati, devi prendere un pezzettino altro di bianco, lo metti sotto il piatto, sotto il primo, e così fa un po' di spessore in più. Allora, vi dico già che più tardi pubblico i timbri di impronte d'autore del Mago di Oz. Abbiamo tutti i set, me ne manca uno che arriverà a breve perché evidentemente quando ho fatto l'ordine me lo sono persa, tutto a posto, ma arriverà a breve. Sì, la non precisione è anche colpa tua, sì, Marinella, assolutamente. Ma vediamo qua. Vediamo, qui sicuramente dobbiamo fare una scelta su che cosa tenere e cosa non tenere, perché questo rametto qua di bacche, bello, eh? Però. Allora, tac. Lo shop online, ci siamo quasi. Questa settimana, se tutto va bene, riusciamo a fare i primi caricamenti. Tenete presente che prima che riusciremo a caricare tutto quello che c'è, ci vorrà un po'. Però siamo veramente molto molto prossimi. Quel povero uomo che mi sta facendo il sito è molto molto prossimo.
So che non vedete l'ora che ci sia il sito, vi assicuro, anch'io. Allora, questi rametti qui ho deciso di sacrificarli. Ce l'hai fatta? Ok. E a volte le fustelle intricate sulla carta un po' più spessa hanno bisogno. Allora, qui ho deciso che questo fiore qua, grazie. Oggi una mia amica dalla disperazione è venuta a riordinarmi i timbri e le fustelle. Ha fatto un ottimo lavoro. Poi farò le foto, anche perché durerà, boh, 2 giorni. Io non vorrei darti questa brutta notizia, però poi ti toccherà tornare. Sì, ti toccherà tornare. Sì, vado di ritaglio perché da quando ho visto questi fiori, che quando ve li ho fatti vedere, ho detto sembrano quelli del fuso della mia collega che tanto ho criticato perché sembravano usciti violentemente dagli anni 80 e non mi piacevano per niente. Sulle carte mi piacciono tantissimo. Sono bellissimi. Hai una tutina tu, ecco, vabbè, ti fa riconoscere la mia collega. Negli anni 80 avevi una tutina, 90, bah. A me sembrano violentemente anni 80 questi. Sì, potrete sempre mandarmi messaggi anche col sito, però potrete fare gli acquisti da lì, potrete pagare direttamente lì. Io darò sempre conferma della disponibilità attraverso il sito perché l'abbiamo settato di questo modo. Perché chiaramente avendo anche il negozio fisico diventava un po' complesso la gestione della disponibilità. Quindi voi manderete l'ordine come fate adesso e io confermerò quello che c'è rimandandovi conto e totale, così che possiate pagare subito. Le cose potranno essere tenute da parte come adesso per un pochino, però si pagheranno volta per volta, insomma. Così risolviamo un po' di anni. È vero, Cinzia, tanto anni 80 questa cosa qui, tantissimo. Però guardate che meraviglia. Adesso ne ho due, due sicuramente non ci bastano. Tagliamo anche questo. Questa cosa dei fiori ci sta sfuggendo di mano, un po' a tutti. Un po' a tutti. Poi questa collezione era tra... Che per caso, mentre mi hai messo a posto tutto, ti sono capitati gli abbellimenti di questa serie che avevo aperto? Dovevano essere lì. Tutt'anti... Ah, oggi ho la valletta! Ma che roba meravigliosa! Quindi tagliamo un po' di questi. Quindi il lo di oggi sarà un lo di appiccichini. Ci va una guida, lo so, perché non sono una personcina ordinata. Ho altre doti, non i numeri, però insomma ho altri nuti. Ho altre doti, scusate, non so neanche più parlare. Lo shop online, sì, lo shop online sta arrivando, ve lo giuro. Me lo sogno la notte praticamente lo shop online. Miranda mi sta chiamando, ma poi la richiameremo. Non se ne avrà male. Dicevo, me lo sogno la notte, lo shop online. Vivremo tutti più tranquilli. Solo che, insomma, chi è stato in negozio si rende conto che caricare tutto quello che c'è da caricare richiede un po' di tempo. Lo so che su internet non rende, ma in negozio ci sono veramente tantissime cose. Milena, certo che siamo in diretta. Come sarebbe che tuo marito non crede alle dirette? Ma, cioè... Marito di Milena, non va bene questa cosa. Qui tutto improvvisato. Miranda, scusa, ti ho buttato giù il telefono, amica. Poi ti richiamo, parola. Giuro, entro le 72 ore, come le poste. Perché le mie amiche sanno che ormai quando dico che richiamo ci va il suo tempo. Un'amica sempre sul pezzo, certo. Allora, ritagliamo anche questo qui grande e poi proviamo a vedere come andiamo con l'assemblaggio. Sono diventata velocissima perché me ne frego altamente di essere precisa. Cioè, sì, Marinella mi ha detto, ma non c'è mica bisogno di essere precisa, l'ho presa assolutamente in parola. Quindi poto via rami e foglie come se non ci fosse un domani. Impresa titanica. Marinella, poi da quando sei venuta tu, in realtà c'è stato ancora un passaggio di ampliamento. Quindi, insomma. Chi mi sta aiutando per lo shop online mi sta maledicendo, ritengo, però vabbè, cattive compagnie. Assolutamente. Sì, no, io ritaglio, non mi curo minimamente di andare precisa, ma alla fine tanto non si vede. Facciamo il lo dei My Tall Tales, Miranda. Quello di aprile, dove ci sono praticamente le... No, questo ramo di bacche non ce la posso fare, via. Non ci serve. Così. Le mie foto di aprile sono Parigi e le foto delle mani sporche del secondo corso sulla piattaforma che abbiamo fatto.
che per me per aprile hanno rappresentato un enorme change. Ci sentiamo domani mattina. Ok, va bene. Prima o poi, Miranda, riusciremo a prendere sti biglietti dell'aereo io e te. Cioè, ci ritroveremo il 19 giugno che dobbiamo andare a vedere Harry Potter. Che... Dunque, sì, i documenti li ho presi, il bagaglio a mano l'ho preparato, i biglietti. L'aereo no. Vabbè, a piedi. No, perché siamo capaci io e quell'altra, eh. Con tutto l'affetto, Miranda, ma io e te ne saremmo capaci. Tac. Ok. Ok, iniziamo a vedere come stanno questi. Tanto abbiamo poi anche tutti i die-cuts. Allora. Vediamo un po'. Le foto, dobbiamo tagliarci le foto, che sono 6. Poi vedo se mettere tutte 6, ma vorrei metterle tutte 6. Le ho stampate piccine piccine. Apposta. Un aviation senza biglietti, sì esatto Miranda, cioè te che lavori nel settore aviation senza i biglietti aerei ci facciamo ridere, ma va tutto bene. Allora, tagliamo. Questo è un meta selfie fatto durante i corsi, questa qui è una foto fatta a Parigi, anche questa con Hubs di All and Create. Dopo che abbiamo seguito il corso, tac, ok, qui siamo io e Tommaso. Tommaso è dietro i miei capelli, così per inciso. Queste sono le mani sporche di Tommaso. Diciamo che io e Tommaso abbiamo passato diverso tempo insieme ad aprile, adesso lui il risultato è che non vuole più fare mezzo viaggio con me. Tutto a posto. Allora, la base è questa qua. Io ho le mie fotine. Devi andare? Ok. Ci sentiamo poi, ti scrivo. Okay. Ok. Allora, così. Che poi lei crede di aver finito, ma le faccio riordinare poi la stanza di là. Eh sì. Stai meglio? Allora, queste saranno le foto. Ok, allora, ciao! Vediamo un po' come inserire tutti questi bellissimi fiori. Non so ancora se metterle così o girarle, adesso vedo. Non ho neanche pensato se mattarle. Marinella. Forse in realtà farei una fila, allora. Però ne avevo già fatto uno simile, quindi non mi andava di... No, forse in realtà è la soluzione migliore. Una cosa del genere, in basso, che quando si hanno tante foto, almeno quando io ho tante foto, faccio sempre un po' fatica a trovare la sistemazione. Questo potrebbe essere in realtà. Adesso poi, non avendo le foto fermate, buonanotte, cioè proprio ci va tanta immaginazione per vederli questi fiori, però magari uno lo sistemiamo laggiù in alto. Una cosa così, poi abbiamo tutti questi. Che vuoi non sistemarle un po'? Marinella, sta cosa degli abbellimenti, mi hai rovinato. Non si doveva fare. Allora, per esempio, prendiamo quelli che mi piacciono di più. Qui creiamo un altro piccolo cluster. Questo magari lo ritaglio, gli ritaglio le foglie. No, oh, questo qui è meraviglioso. Guardate. Questo... Li ritagliamo. Tu stai ritagliando piume, vabbè, stiamo tutti messi benissimo oggi, devo dire. Allora, così. Mi piacerebbe molto riuscire in qualche modo ad inserire anche questo. Adesso ve lo sposto un po' più in giù. Vabbè, qui ho rovinato tutto, però l'idea più o meno ce l'abbiamo.
che si è agganciato qui. Allora, vediamo. Non è detto che stia così, però. Poi qui abbiamo tutta una serie di foglioline che possiamo poi inserire lì dietro. Veramente a me non piacevano questi fiori. Vabbè, va come si cambia in fretta. Allora, non mi dispiaceva pensare di usare qualche striscia di questa carta qua. Non c'è scritto nulla in particolare, però io adesso ne ritaglio un paio di strisce a mano libera e vediamo se ci stanno, di quelle nere chiaramente. Ma adesso ritaglio le prime due. Vediamo un attimo, vi faccio vedere. Non sono regolarissime neanche loro. Vedete? Ok, adesso mi ritaglio questa striscia qua. Qualcuno oggi sui gruppi chiedeva per tagliare i tagli di precisione che cosa usiamo. Io uso sempre le forbici di Timolz e mi ci trovo sempre benissimo, devo dire. Vediamo di tagliare anche una striscia. Uso quelle più piccole che dovrebbero arrivare a giorni, per i tagli di precisione. Sarà che io appunto non sono particolarmente precisa, quindi in realtà mi trovo bene sempre. Voi dite perché li hai separati? Boh. Non so neanche se li uso, però adesso taglio l'altra striscia. Se poi riesco a non farli agganciare, so che adesso che non ho niente di incollato è difficile. Potrebbe non dispiacermi un motivo così. Ok, potrei in realtà ritagliare un altro pezzo tutto attaccato così. Allora, una mattatura per le foto la farei bianca. Adesso prendiamo, mamma mia, avvicini un cartoncino bianco pulito. Le foto sono 6 e sono, adesso le tagliamo, ne misuriamo una, sono 4,7 bianco, mamma no, 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 di quello lì, per 4,7, quindi faccio un 5,2 per 5,2, dammi qua, grazie. Allora, tagliamo una striscia, facciamo anche 5,3 e facciamo i nostri quadratini. 2, 3 e questi sono 4. Poi ho anche un timbro da mettere. Magari lo timbro direttamente qua. 1 e 2. Dunque, ecco, mi sono portata via tutto. Adesso c'è solo un gran pasticcio, però iniziamo ad attaccare le foto sulla loro mattatura. Iniziamo a dare un senso di ordine. Attacchiamo le foto sulla mattatura, la base grigia sul marshmallow, perché altrimenti se ci si muove tutto non ne veniamo a capo. Oggi ho preparato, tra ieri e oggi ho preparato altri due lot che saranno un mini corso e un make and take delle prossime settimane. Ho dovuto portarmi avanti perché il workshop che sto preparando per la preparazione delle carte mi sta portando via veramente tantissimo tempo.
Non pensavo, però devo fare veramente tanti esempi per far sì che sia una roba sensata. Ok, allora tiriamo via queste strisce qua. Mettiamo un attimo gli abbellimenti che ho scelto e tagliato da parte, anche le strisce, e incolliamo questo. Il make and take è un evento che faccio in negozio, che di solito è gratuito, dove si fa un progetto brevissimo con una serie di materiali di solito già quasi tutti preparati, che può essere una card, può essere una tag, noi abbiamo fatto un po' di tutto, scatoline, layout, poi a seconda della complessità del progetto diventa make and take o diventa mini corso adesso. È una cosa che ho visto fare negli Stati Uniti, al CHA, lo scorso anno, mi è piaciuta molto e quindi l'ho rifatta. Allora, il corso live Parigi. Potrei spessorarle un po'. Sì, i make and take sono un modo molto carino per iniziare. Mamma, avevo il biadesivo spesso, me lo passi che è lì sopra la macchina per scrivere, davanti a te. Ok. È un modo molto carino per iniziare a fare qualche progetto, qualcosa di veloce, rapido, cioè non c'è bisogno di avere nessuna competenza particolare. Abbiamo fatto delle card, delle scatoline, ma ho fatto anche dei layout. Poi i progetti che stavo facendo erano un po' troppo complicati, ho iniziato a fare i mini corsi. Però di make and take ne facciamo ancora. Ok. Spesso vado a spessorare tutte le foto. Sì, dall'altro lato ci sono le case su questa carta qua. Però questo sfondo qui con gli esagoni mi piaceva talmente tanto che quando l'ho visto mi sono detta qua ci facciamo un low sicuramente. Attacchiamo bene. Oggi non avevo tantissimo tempo, però in questo modo si riesce a fare tranquillamente il progetto con poco, grazie agli appiccichini che fino a poco tempo fa non mi filavo granché. Sì, come sfondo. Sì, questo è una 4, è un marshmallow. Ho deciso che le mie 12 storie, il progetto che ho messo su per il layout uno al mese, lo faccio su A4 con più foto. Ok, e l'ultimo, la foto con Abs. Sembrava carino darmi come obiettivo quello di documentare il mese. Un pochino, quantomeno, attraverso l'uso delle foto più importanti, più significative, insomma. Allora, datemi una mano adesso. Queste strisce bianche qui e nere, le mettiamo? Forse più così che non divise. Qui volevo mettere questo. Oppure potremmo far uscire questo così. Ok, c'è ancora questo fiore qui. Quelle nere si vedono poco divise, anche secondo me. Così non mi dispiace in realtà. Magari ne taglio una striscia dritta con la taglierina. Fatemi provare, vediamo com'è l'effetto, se mi piace. E prendiamo 3 strisce. 1, 2, 3. E 1, 2 e 3. Vediamo.
Vediamo. Proviamo ad assemblare un secondo. Un fascione di quella carta sotto le foto. Le ho già posizionate le foto, però in realtà non volevo che si vedesse lo sfondo perché adesso qua ci metto tutti questi fiori. Ho messo il biadesivo, dovrei riuscire ancora in effetti a staccarle, però sì, sono stata un po' polla, però aspettate. Wop. Ok, le ho staccate un po', così decido come inserire questi. L'idea era una cosa del genere. Così. Salve. Una cosa così e questi qui su, anche se questo magari in realtà lo sposterei un po' così. Ok, questo forse. Lo attaccherei un po' più sotto così. Più o meno. Allora, poi. Fatemi riprendere le strisce. Fatemi vedere una volta che la taglio a metà. Così. Quest'ultimo l'avrei messo sotto l'ultima foto a destra. Questo? Vabbè, che qui adesso devo mettere, cioè vorrei mettere il sentiment nella mia, il titolo poi nella mia testa. Per quello l'ho lasciato libero. Il titolo sarà, non l'ho ancora fatto vedere, questo timbro qua, Souvenir, che è uno delle combo della Florilège, che mi sembrava adatta, essendo che insomma si parla di Parigi. E Parigi. Allora, qui non ho ancora incollato nulla, però. Prendiamo la platform e qui sotto avevo, vediamo se mi basta questo pezzetto di carta, se no. No, certo che no. Allora, platform. Prendiamo il timbro, timbrerei potrei timbrare o in grigio o in colore tipo borgogna. Cosa dite? Sì, queste combo io le trovo fantastiche, hanno un sacco di timbrini e frasette che si usano. Bene sempre, insomma, una grande cosa. Allora, tagliamo un pezzetto di questo marshmallow, sì, Bazzi, e vediamo. Opla. Che colore usiamo? O un grigio o un borgogna? Fatemi vedere tra i colori che ho. Ovviamente in preda prima al fuoco fatuo della mia amica ho messo via tutti i colori. Aspettate che ne tiro fuori due. Li ho messi tutti a posto. Non succede mai. Allora, il grigio potrebbe essere lui, per esempio. Il borgogna potrebbe essere, ovviamente uno in particolare, vediamo se lo trovo. Potrei ferrare i fiori e ne ho tanto a divorarli molto bene.
un bordeaux simile. Forse non è così bordeaux come, bah, potrebbe andare ripassato più volte. Se no, fatemi pensare se mi viene in mente un colore. Un attimo che guardiamo tra i color filosofi, un attimo solo. Allora, non me ne vogliate, è l'ultimo. Però è proprio lui. Lo riprendiamo poi, se lo volete, lo riordiniamo. Un panno per pulire i timbri. Sì, c'è di varie marche. A me torna a breve quello della Lo Fan, che mi hanno detto essere buonissimo. È un panno che non ha bisogno che aggiungiate nessun pulitore per i timbri. Opla. Si tiene in un sacchetto di modo che si mantenga umido e pulisce anche bene lo stagion, che generalmente è piuttosto complicato da far venire via. Quando mi ritorna lo pubblico, quindi lo vedrete tranquillamente. Vediamo questi sono magnetici, quindi. Allora, questo qui adesso lo fustelliamo. Mettiamo via la platform con la sua fustellina. È proprio necessarissimo, lo so, Cristina. Cioè, non puoi capire quando ho visto souvenir, insomma, sono appena stata a Parigi, che poi è stata a Parigi 12 ore, però vabbè. Allora, tagliamo. Posizioniamoci qui. Adesso vi faccio vedere. Se urge così tanto, scrivimi. Ecco qua. Allora, ecco qui la mia scritta. Togliamo le pance. Quindi, poi guardiamo anche tutte le altre frasette. Però tendenzialmente l'idea era questa. Così, questo dritto chiaramente, e poi vediamo qui se ci sono delle altre cosine che possiamo usare. Intanto poi mi riprendo il souvenir a moda istantanea. Potremmo anche timbrare qualcosa direttamente qui sopra. Notre histoire, animage, souvenir animage è bellissimo. Vediamo se riesco a timbrarlo senza fare troppi danni. A timbrarlo qui sotto. Avevo 1000 blocchetti qua in giro che ho messo via perché stavo facendo ordine. Devo farlo, non devo dare retta. Questa è la platform piccola, sì, quella alla travel. Tra l'altro, la mia amica mi ha anche timbrato, mi ha anche fustellato April. Allora, qua. Souvenir animage, perfetto. Allora, iniziamo a mettere, a incollare due cosine, così sono stata velocissima. Allora, qui c'è il April, che metteremo tipo qui sotto, e qui c'è il My 12 Tales. Il My 12 Tales che ho rotto, lo coloriamo o col bordeaux di Tommaso, adesso magari lo faccio col bordeaux di Tommaso. Intanto mettiamo via solo questo. Se la mia amica vedesse come ho aperto sta plancetta di timbri. Vabbè. Allora, incolliamo. Prendiamo la colla. E che domani torna. Link è questo qui. Il Color Philosophy. Si chiama Brunch Sangria. Questo era l'ultimo che avevo in negozio, ma se lo volete scrivetemi che lo riordiniamo. Questi sono acquerellabili. Quindi hanno un sacco di. Opla, di proprietà. Incolliamo questo così. Questo
questo qua qui sotto, ok. Poi andiamo a incollare la striscia. Due o tre cosine, lo so. Non odiatemi. Fate anche voi con me il progetto, i My 12 Tales. Incolliamo questo, incolliamo lui così. Poi questi gli mettiamo un po' di colla. Qui voglio che i rametti rimangano un pochino liberi, che diano movimento. Si hanno dei nomi bellissimi questi pad di inchiostro, effettivamente. Allora, questo lo mettiamo qui sopra. Sì. E se suonano, però io non posso andare. Non suona. Vabbè. Mettiamo anche la striscia qui. Poi questo lo rifilo con le forbici perché non è preciso. Questo souvenir gli mettiamo un pochino di colla qui e lo attacchiamo così. Da denuncia. Sì, il piano da lavoro, però mettiamoci l'anima in pace, a quanto pare è talmente difficile da fare che ci vorrà metà giugno perché torna i fornitori. Purtroppo. Ok. Un pochino di colla qui su April e lo mettiamo qua e lo lascio in bianco. Poi qui avevo preso nel momento del decluttering questi sono adesivi della Simple Stories. Ne avevo visto uno che mi piaceva tanto, che adesso non trovo più. Currently no problem. Dream big, take a ride. Today is a good day to have. Oggi è un bel giorno per avere una bella giornata, per vivere una bella giornata. Remember this. Enjoy the little things. Apple, this was great. Seal the deal. Ma ne avevo visto uno che ho detto questo è perfetto, adesso non me lo ritrovo più. Make it happen. Fai in modo che succeda. Fallo succedere. Qui e magari ne metterei qualcun altro anche vicino alle foto. Per esempio, Life is good, la vita è bella. Lo metterei a cavallo tipo di queste due. E poi, like wow. Sì, mi ricorda Derek, è vero, il nostro amico Derek Shepherd, chiaro. Like wow, perché questa cosa qua dei videocorsi per me è stato un wow, assolutamente. Allora, posto che lo lascerei così, ma adesso vediamo, mi cerco, giuro, velocemente il Bordeaux di Tommaso per spruzzare questo, che è la scrittina, il chibor che ci ha fatto Tommaso per i My 12 Tales, che io ho strappato. Non succede niente, perché quando lo incollerò non si vedrà. Adesso lo voglio colorare però, di Bordeaux. Potrei farlo con il pad, però aspettate. Questi sono gli inchi di Tommaso. Adesso io semplicemente e brutalmente, adesso si schiarirà. Non oso mettere le mani qui perché mi diventano bordeaux. Ok, adesso asciughiamo un po'. Guardate. Adesso prendo l'embosser che ho qui e lo asciugo un pochino, giusto che sia maneggiabile. Voi ce l'avete giusto nel riflesso, ma adesso vi faccio vedere quando si asciuga, che meraviglia. Ok. Mi sono persa l'hashtag. Qua. Allora, ci siamo quasi, a posto. Ciao a chi sta arrivando adesso. Ciao Martina. Ho fatto un po' di pasticcio sul tavolo, ma tutto a posto. Non abbiamo ucciso nessuno, il nostro amico Dexter non c'entra. Ok,
Ok, il piano per fortuna non patisce. Allora riprendiamo il lo, che è questo. E adesso decido dove posizionare il My 12 Tails. Io lo metterei tipo qui. O lì, oppure qua. Però qui c'è già tanta roba. Sarei più propensa per inserirlo qui. Cosa ne dite? Intanto io do un'occhiata se c'è qualcos'altro tra gli abbellimenti e le frasette che mi piacerebbe magari inserire. Ve l'avevo detto che sarebbe stato abbastanza veloce, in effetti sono stata abbastanza di parola questa volta. Allora, vediamo un po'. Potremmo aggiungere un fiorellino lì. Ma con sta cosa dei fiori mi faccio veramente prendere la mano. No, però lì mi piace che si veda un pochino di carta. Magari solo quello lì. Sì, certo, sopporta anche il calore del fiuso, assolutamente. È molto resistente. È vetro temprato. Ah, scusate, è vetro temprato. Come tagliarsi con un tuo stesso ritaglio? Cioè, ci vorrebbe una scuola. No, non mi piace. Che salta fuori da qua? No, no, ma lo lascio così. Aggiungo questo qui, lo metto sopra. Questo è il Glass Matte di Tmall's, che è sold out praticamente dappertutto, almeno io un po' che cerco di riaverlo. Ci hanno appena avvisato che sono fortemente in ritardo con la produzione perché è molto difficile da realizzare e scusate, hanno dovuto coinvolgere una seconda azienda nella produzione per far fronte alla ricerca, alla richiesta e anche al fatto che tanti pezzi non superavano la prova qualità, perché appunto è molto difficile da realizzare. Abbiamo ritagliato poco anche oggi, sì. No, i matte arriveranno ormai a fine giugno, si parla. Questo è il My 12 Tails. Basta. Non faccio macchie, non faccio nient'altro perché mi piace così e quindi è perfetto. Mi piace, è semplice, pulito, mi ricorda quelle giornate, questo mese che è stato veramente molto molto intenso. Basta. Vi faccio vedere gli altri, facciamo una carrellata sugli altri, quelli dei mesi precedenti, prima di salutarci, dato che sono stata veloce, cosa che non succede mai, possiamo approfittarne, ho le mani abbastanza pulite, ma insomma neanche tanto, però. Cerchiamoli un secondo, sono qui dietro di me, ho trovato marzo, gennaio e febbraio. Vi ricordo che la plancetta dei My 12 Tails c'è, questo qui è marzo, questo vi era piaciuto tanto, piace tantissimo anche a me. La plancia con la combo della Florilège, Cristina, questo qui è febbraio e questo qui è gennaio. My 12 Tails, My 12 Tails. Qui manca gennaio. Sì, January l'ho messo qui. Questo è marzo, March. Guardate. March, April. Quindi sono arrivata ad aprile. Questi poi appena arriverà il raccoglitore coordinato, li metterò tutti lì dentro. Questo mi piace tantissimo, anche con questi fiori anni 80 che per cui ho sgridato tanto la collega. Ma magari ecco uno lì. Toh. Cioè, lo devo mettere sto fiorellino, che mi pigliano i 5 minuti. Sì, è vero, dominante di fiori, ma sapete che a me questi fiori in realtà non è che proprio piacessero tantissimo prima. Non so cosa mi sia successo, è come la questione del ritaglio. I timbri di marzo. Marzo, questo qui è il timbro di Karin, che adesso è sold out, ma penso che tornerà, insomma. Questo qui è Miranda, per impronte d'autore, se sorridi viene meglio, che mi sembra un bel motto. Questo qui è il petrolio di Tmall's, sì, di Tmall's, di Tommaso, di Tommy. E questo qui è un timbro di una scritta, se non sbaglio, quello della My Favorite Things, che ho proprio solo appoggiato lì. Sì, è vero, ci sono fiori everywhere. Ah no, qui no. Mi è preso dopo il trip dei fiori. E vabbè, dovrete sopportarmi col trip dei fiori. Però
Va bene, fanciulle, per ora vi lascio, cerco di mettere un pochino a posto in questo disastro, o forse lo faccio domani mattina. Stasera vi pubblico le foto del mago di Oz, impronte d'autore, e sono tornate un po' di cose di Moda Scrap. Per chi mi ha chiesto in quest'ultimo periodo i papaveri di Moda Scrap, pensavo che non sarebbero tornati, invece li ho ritrovati disponibili e quindi li ho presi di nuovo, quindi li abbiamo di nuovo. Pubblicherò però tutto stasera prima di andare a dormire, come sempre, così poi avete modo di vedere tutto. Non so se domani riuscirò a fare il live, ma ci provo. Ve lo dico, sono in fase LO, quindi faremo un altro LO e pazienza, sopportatemi così. Buona serata, ciao!